Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Microbiologia Italia. Oggi andremo a scoprire assieme la colorazione più diffusa in ambito microbiologico, la colorazione di Gram. Quindi, la colorazione di Gram, colorazione che deve il suo nome al medico danese Hans Christian Gram, che la ideò nel 1984, usatissima in ambito microbiologico e tendenzialmente la prima che si impara. Permette di distinguere i batteri in due grandi gruppi, i gram positivi e i gram negativi. Ma come può una semplice colorazione distinguere i batteri in due grandi gruppi? Il tutto dipende dalla composizione della loro parete cellulare. Infatti, a seguito dei passaggi che andremo a scoprire tra poco, potremmo avere due soli risultati possibili: la colorazione, e quindi una gram positività, o la decolorazione, e quindi una gram negatività. La parete cellulare dei gram positivi, infatti, è composta da uno spesso strato di peptidoglicano, in percentuale compresa tra il 50 e il 90%, che tende a trattenere il colore. Mentre nei gram negativi lo strato di peptidoglicano è decisamente più sottile, siamo attorno a un 10% circa, e presenta una maggior presenza di composti lipidici e quindi non è in grado di trattenere il colorante. Poi, per evitare che i gram negativi effettivamente non si vedano, si aggiungerà un secondo colorante, dopo la decolorazione, che viene definito di contrasto, che renderà quindi anche i gram negativi ben riconoscibili e visibili. Molto bene, ma di che colore sono alla fine sti batteri? Dato che il colorante principale è il cristal violetto, i batteri gram positivi risulteranno viola, mentre i gram negativi, a seguito del colorante di contrasto che può essere fucsina o safranina, saranno rosa o fucsia. Vediamo ora insieme i passaggi della colorazione. Depositare il campione da analizzare su un vetrino per microscopia ed effettuarne la fissazione al calore, quindi lasciar raffreddare. Con l'ausilio di un contagocce, disporre il colorante primario cristal violetto sul vetrino e lasciar agire per circa 3 minuti. In questo passaggio il cristal violetto colorerà tutte le cellule batteriche. Effettuare quindi un primo lavaggio con acqua per rimuovere l'eccesso di colorante ed asciugare. Con l'ausilio di contagocce aggiungere il reattivo Lugol, che funge da mordenzante e quindi è una sostanza che aumenta il fissaggio del colore, e lasciare agire il tutto per circa 2 minuti. Effettuare un secondo lavaggio con acqua per rimuovere l'eventuale eccesso di mordenzante ed asciugare. Effettuare quindi un lavaggio con etanolo per decolorare. Il vetrino va tenuto a circa 45 gradi per un'estremità, valutando ad occhio la scomparsa della tonalità viola purpurea del complesso colorante, quindi va asciugato. Ed è in questo passaggio che i gram positivi rimangono colorati, mentre i gram negativi si decolorano. Effettuare quindi la posa del colorante di contrasto, la safranina o la fucsina, per circa 3 minuti. Effettuare un lavaggio con acqua per rimuovere l'eccesso del colorante di contrasto ed asciugare. Infine, a quel punto, avremo un vetrino pronto per essere osservato al microscopio. Comoda, vero? Peccato che, come al solito, ci sia un ma. Nel senso, non tutti i batteri si colorano con la colorazione di Gram. Esistono infatti alcuni batteri che questa colorazione non se la filano. Questi piccoli maledetti sono i micobatteri, tra cui i più famosi sono Mycobacterium tuberculosis, l'agente eziologico della tubercolosi, e Mycobacterium lepre, l'agente eziologico della lepra. Insomma, dei tipetti proprio a modo. Ad ogni modo, questi organismi vengono definiti gram variabili, ossia degli organismi, dei batteri, che non reagiscono bene alla colorazione di Gram. Per questi microrganismi in particolare, quindi i micobatteri, infatti si utilizza la colorazione di Ziehl-Nielsen e che potremo vedere in un prossimo video. Ad ogni modo, i micobatteri si colorano poco e male per lo stesso motivo per cui i gram positivi e i gram negativi si colorano, cioè la struttura della loro parete. A differenza degli altri, però, la parete dei micobatteri è molto più ricca di glicolipidi e possiede pochissimo peptidoglicano. In pratica questa struttura è come impermeabile ai coloranti. Altri tipetti interessanti sono i micoplasmi. Ah, anche questi non ci pensano neanche lontanamente a colorarsi con la colorazione di Gram. Ma qui il problema è un altro, nel senso questi batteri non hanno proprio la parete cellulare. Zero. Nulla. Tant'è che nemmeno gli antibiotici beta-lattamici, ossia quelli che inibiscono la sintesi della parete, gli fanno qualcosa. Su di loro invece hanno effetto i macrolidi, i fluorochinoloni e le tetracicline. Bene ragazzi, spero che questo video sulla colorazione di Gram vi sia piaciuto. Fatecelo sapere nel caso con un like nel video. Io vi aspetto in un prossimo video, ma vi do appuntamento su tutti i nostri social network, sui nostri podcast.
e noi ci vediamo in un prossimo video.